Questa è la prima posizione che un principiante dovrebbe imparare per uscire dalla guardia chiusa. Movimento da solo è così. Da qua punto le mani, alzo i piedi, appoggio il peso sulle punte dei piedi, non in questo modo, ma così. Il bacino rimane ancora basso, non troppo alto, se no rischio di andare in avanti, perché l'avversario ovviamente tira sempre, non è fermo. Quindi bacino basso, più il bacino è basso, più il mio baricentro è basso e ho maggior equilibrio. Quindi in questo caso sto basso, alzo il ginocchio sinistro, su e da qua contemporaneamente immaginiamo di tirare il nostro avversario verso l'alto alzando il ginocchio destro, così, e da qua uno squat e ci tiriamo su. Scendiamo al contrario, abbassando il ginocchio sinistro, poi destro, poi piedi giù. Con il peso per condizionare si possono usare i kettlebell, questo qua è da 16, questo qua è da 32, sta un po' a voi a decidere se volete spaccarvi o meno. Posso prenderlo in questo modo oppure girato in questo modo. Io preferisco così in questo momento. Prendo uno e due, tiro sul bacino, punto i piedi. Da qua, mentre alzo il ginocchio sinistro, trascino il kettlebell verso di me, alzo il ginocchio destro e da qua devo tirarmi su in squat. Mi abbasso, appoggio il ginocchio sinistro, destro, appoggio il kettlebell, mi siedo. Uno, due. Questo è tutto. Se volete potenziare questo movimento, questo è l'unico modo, secondo me, farlo miliardi di volte da solo, senza peso, per imparare a fare la posizione bene, capire le ginocchia come sono, il baricentro, e poi dopo introdurre il peso, in questo caso i kettlebell, o se volete anche i dischi dei bilancieri. Però secondo me è più comodo usare i kettlebell, questi qua. Da 32, da 16. Non è importante il peso, l'importante è capire bene il movimento. Poi col tempo il peso arriva. L'importante è far giusta la tecnica. Osso.